Il mondo sta andando in bancarotta. Per quel diavolo che vuol dire, a causa di quest'idea chiamata debito, che neanche esiste nella realtà fisica. È solo parte di un gioco che abbiamo inventato. E tuttavia, il benessere di miliardi di persone è ora messo in pericolo. Licenziamenti di massa, tendopoli, povertà in aumento, misure d'austerità imposte, scuole che chiudono, fame infantile e alti livelli di deprivazione familiare, tutto a causa di questa complessa finzione. La nostra economia globale ha tre cose basilari che la governano. Una è il sistema bancario a riserva frazionaria, le banche che stampano soldi dal nulla. Si basa anche sull'interesse composto. Quando prendi dei soldi in prestito, devi ripagarne di più di quanti ne hai presi, il che significa che in effetti si creano soldi dal nulla, il che deve essere gestito creando ancora più moneta. Viviamo in un paradigma di crescita infinita. Il modello economico in cui viviamo ora è una truffa alla Ponzi. Niente cresce per sempre. Non è possibile. Come scrisse il grande psicologo James Hillman, l'unica cosa che cresce nel corpo umano dopo una certa età è il cancro. Non è solo la quantità di denaro che deve continuare a crescere, è la quantità di consumatori a cui prestare soldi con interesse per generare più denaro. E ovviamente questo non è possibile su un pianeta finito. Le persone sono soltanto mezzi per creare denaro, che dovrà generare altro denaro, per impedire che il tutto cada a pezzi, che è quel che sta accadendo proprio ora. Ci sono solo due cose che chiunque deve sapere davvero sul sistema monetario. Uno, tutto il denaro viene creato dal debito. Il denaro è debito monetizzato, sia che sia creato da buoni del tesoro, mutui sulla casa o carte di credito. In altre parole, se tutti i debiti esistenti dovessero essere ripagati in questo momento, non rimarrebbe un dollaro in circolazione. Due, si applica l'interesse su tutti i prestiti fatti. E il denaro necessario a ripagare quegli interessi non esiste immediatamente nella moneta circolante. Solo il capitale viene creato dai prestiti e il capitale costituisce la moneta circolante. Quindi, se tutti questi debiti dovessero essere ripagati ora, non solo non ci sarebbe più un soldo in circolazione, ma ci sarebbe un'enorme quantità di denaro dovuto che è letteralmente impossibile ripagare perché non esiste. Due cose sono inevitabili conseguenze di tutto questo: inflazione e insolvenza. Riguardo all'inflazione, ciò può essere visto come una tendenza storica praticamente in ogni nazione oggi e facilmente collegata alla sua causa, che è il perpetuo aumento della base monetaria che è richiesto per coprire gli addebiti di interesse e mandare avanti il sistema. Riguardo all'insolvenza, essa arriva in forma di collasso del debito. Questo collasso accadrà inevitabilmente con una persona, un'impresa o una nazione e tipicamente accade quando i pagamenti dell'interesse non sono più possibili. Ma c'è un lato positivo in tutto questo, almeno dal punto di vista del mercato. Perché il debito crea pressione. Il debito crea schiavi dello stipendio. Una persona indebitata accetta più facilmente una bassa paga piuttosto che una persona che non lo è, diventando quindi una merce a basso costo. Quindi è il massimo per le imprese avere un bacino di persone che non abbiano mobilità finanziaria. Ma la stessa idea vale anche per intere nazioni. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che servono soprattutto come intermediari degli interessi delle imprese transnazionali, concedono prestiti enormi a nazioni in difficoltà, con tassi di interesse elevati, e non appena questi paesi finiscono davvero in rosso e non possono pagare, vengono applicate misure di austerità. Le grandi imprese si avventano in picchiata, sfruttano la manodopera e acquisiscono risorse naturali. Questa è l'efficienza del mercato. Ma aspetta, c'è dell'altro. Vedi, c'è questo unico ibrido del sistema monetario e del mercato, detto borsa valori, dove invece che produrre qualcosa di reale, sapete, comprano e vendono solamente il denaro stesso. E quando si tratta di debito, sapete cosa fanno? Esatto, lo scambiano. Effettivamente comprano e vendono debiti per lucro. Da credit default swap, CDS, e obbligazioni subordinate CDO per il credito al consumo, a complessi schemi di derivati usati per mascherare i debiti di nazioni intere, come la collusione tra la banca di investimenti Goldman Sachs e la Grecia, che rischia di fare crollare l'economia di tutta l'Europa. Quindi, quando si parla della borsa valori e Wall Street, abbiamo un nuovo livello di pazzia, nato dal flusso monetario del valore.
All you need to know about markets was written in an editorial. Tutto quello che dovete sapere sui mercati fu scritto in un editoriale sul Wall Street Journal un paio di anni fa, intitolato Lezioni dell'investitore cerebro leso. In questo articolo si spiega perché le persone con lievi danni cerebrali sono più brave come investitori delle persone con normali funzionalità del cervello. Perché? Perché la persona con leggeri danni cerebrali non ha empatia. Questo è il segreto: se non hai alcuna empatia vai bene come investitore, e per questo Wall Street alleva persone senza empatia, per andare lì dentro a prendere decisioni e fare compravendite senza alcun rimorso, senza il minimo scrupolo su come ciò che fanno potrebbe ripercuotersi sul prossimo. Quindi allevano questi robot, queste persone senza un'anima, e visto che non vogliono più neanche pagare queste persone, adesso stanno allevando robot, veri robot, operatori realmente algoritmici. Goldman Sachs, nello scandalo sulle operazioni ad alta frequenza, hanno messo un computer a fianco alla borsa di New York. Questo computer cosituato, come lo chiamano, batte sul tempo tutte le compravendite della borsa e tempesta la borsa con volumi di ordini, in modi che grattano centesimi via dalla borsa. È come se dirottassero soldi tutto il giorno. Per un trimestre l'anno scorso hanno fatto 30 o 60 giorni di fila senza un solo giorno di riposo e hanno fatto milioni di dollari in un singolo giorno. È statisticamente impossibile. Quando io lavoravo a Wall Street funzionava così. Ognuno passava qualcosa al suo superiore per le bustarelle. Gli agenti pagano il responsabile d'ufficio. Il responsabile d'ufficio paga il responsabile regionale di vendite. Il responsabile regionale di vendite paga il responsabile nazionale di vendite. È un comune accordo. E a Natale a chi tocca il bonus più grande nella tipica ditta di intermediazione? Al responsabile della vigilanza. Il responsabile della vigilanza sta seduto lì tutto il giorno. Lui dovrebbe certificare che tu non infranga nessuna regola e che tu ti conformi alla legge. Sì, sì, certo, fin tanto che riesci a corrompere il responsabile dell'ufficio di vigilanza, allora sì, sei a norma di legge. Quindi com'è che la frode è diventata il sistema? Non è più un effetto collaterale, è il sistema. È come quella vecchia battuta di Woody Allen. Uno dice: dottore, mio fratello crede di essere un pollo. E il dottore dice: prendi questa pastiglia, il problema dovrebbe passare. E lui fa: no dottore, lei non capisce, ci servono le uova. Ok? Quindi la compravendita fraudolenta di titoli fra le banche per generare commissioni, per generare bonus, è diventato il motore della crescita del PIL e dell'economia degli Stati Uniti, sebbene stiano essenzialmente scambiando titoli fraudolenti che non hanno assolutamente speranze di essere mai ripagati. Loro elaborano, generano e ricartolarizzano il nulla. Se io scrivo 20 miliardi di dollari su un tovagliolino e lo vendo a JP Morgan, e JP Morgan scrive 20 miliardi di dollari su un tovagliolino, e ci scambiamo quei due tovagliolini e ci paghiamo entrambi una commissione dell'1% come commissione, noi facciamo molti soldi per il nostro bonus vitalizio. Entrambi teniamo in contabilità un tovagliolino da 20 miliardi di dollari che non ha nessun valore reale, fino al momento che il sistema non potrà più assorbire tovagliolini fasulli, in qual caso andremo dal governo per farci cavare d'impaccio. A causa di Wall Street e il mercato azionario globale, oggi ci sono almeno 700.000 miliardi di dollari di titoli fraudolenti in sospeso, conosciuti come derivati, pronti a collassare. Un valore che ammonta a oltre 10 volte il prodotto interno lordo dell'intero pianeta. Nel frattempo abbiamo visto il salvataggio di banche e aziende da parte dei governi, che per primi, paradossalmente, si fanno prestare i soldi dalle banche. Ora ci sono tentativi di salvataggio di nazioni intere da parte di conglomerati di altre nazioni attraverso banche internazionali. Ma come si salva un pianeta? Al momento non esiste una nazione non saturata di debiti. La cascata di insolvenze sul debito che abbiamo visto non può che essere l'inizio, facendo i conti con la matematica. È stato stimato che solo negli Stati Uniti la tassa sul reddito dovrebbe essere alzata al 65% a persona, solo per pagare gli interessi del prossimo futuro.